Bene, amici, la nostra cara Atalanta, secondo il mio pensiero, anche se è stata eliminata ieri sera dal Paris Saint-Germain, nonostante dobbiamo di dirla tutta, la dea bergamasca calcio Atalanta abbia giocato davvero un'ottima partita, poi sicuramente questo crollo di pochi minuti nel finale ha penalizzato tanto in modo tale da passare dal vantaggio nostrano 1-0 al definitivo 1-2. Però io sono convinto che anche allora, innanzitutto dobbiamo metterla su questo piano. Tutti sappiamo che un paio d'anni fa l'Atalanta non era una squadra da piazzamento in campionato, ma soprattutto da competizione europea, Champions League, Europa League che sia. Questo ci fa capire come se dietro a una squadra, ad un allenatore, c'è una base di società forte, solida, competente in tutto e per tutto, alla distanza, quindi dopo un paio d'anni, i risultati si possono aggiungere. Certo, sicuramente nei primi minuti ieri sera della partita la nostra cara squadra ha sofferto un po', magari il fatto di avere a confronto al suo cospetto una squadra di tutto rispetto come il Paris Saint-Germain, ma io, nonostante la sconfitta sul campo, sono convinto che giocatori, allenatore e società escono e terminano questa stagione abbastanza anomala, visto la sospensione del campionato e delle coppe internazionali causa pandemia Covid-19. Ma l'Atalanta appunto finisce l'annata in maniera cioè alla grande in Serie A. Non so se il piazzamento di quest'anno è stato il migliore in assoluto della squadra, probabilmente credo di sì, ma altrettanto in Coppa Internazionale, in Champions League, dove, d'accordo, adesso in Champions sono rimaste le altre big d'Europa, diciamo così. E quindi a noi italiani ora ci rimane l'Inter, l'altra squadra nerazzurra, augurandoci che anche con il materiale umano che ha a disposizione possa arrivare in finale e chissà, magari alzare la coppa al cielo di Germania e niente, quindi per me l'Atalanta esce a testa altissima da questa prima esperienza in Champions League e appunto con il piazzamento anche in campionato si è cioè ha permesso che lei stessa farà nuovamente la Champions League l'anno prossimo. Ovviamente si sa, un anno non è uguale all'altro. Comunque, onore e merito, e tutti gli applausi e complimenti che possiamo fare a questa società straordinaria, che non è più la provinciale di diversi anni fa, ma è diventata a tutti gli effetti una big, anche perché era in corsa fino a non molte giornate dalla fine anche per lo scudetto. Forse una vittoria del campionato magari poteva essere leggermente un po' più complicata, però
Quindi grande Atalanta, però come ho detto, passiamo da una squadra nerazzurra ad un'altra. Ora vediamo l'Inter, che quali gioie ci regalerà. Bene, io vi ringrazio tutti. Inoltre voglio ringraziare i due nuovi iscritti che appena ho visto poco fa sul canale diciamo così, voi mi stuzzicate in positivo, mi date coraggio e sono contento molto di questo. Scusatemi se oggi già mi sto un po' più dilungando rispetto a ieri, però ci tenevo anche a dire questo. Quindi dal vostro Nicola De Lucia è tutto, un buon proseguimento di giornata, ci avviamo verso il Ferragosto. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!